tutti, benvenuti e bentornati su questo canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torno con un video che in realtà è un po' un mix tra diverse passioni, no? Il collezionismo, i videogiochi, le serie TV e cos'altro. Penso basta. E i film, ci sono anche i film in mezzo. Quindi oggi sono qui per farvi vedere la mia collezione di Funko Pop. Se non sapete cosa sono i Funko Pop, i Funko Pop sono delle action figure, no? Delle statuine, non so come chiamarle, dei pupazzi. Comunque, semplicemente delle riproduzioni di personaggi di videogiochi, film, serie TV. Non so se ci sono personaggi di altre cose, non lo so, non ne ho idea. Comunque, io sono andata un po' a recuperare quelli che sono i miei personaggi preferiti dai vari, appunto, film, serie TV, videogiochi. Quindi non mi perdo in chiacchiere ed inizio immediatamente con uno dei miei film preferiti, che per chi non lo sapesse è Star Wars, tutta la saga di Star Wars, e io ho il pop, tra l'altro preso a Londra, quindi per me ha anche un valore affettivo perché mi ricorda il mio viaggio. Comunque questo qui è di Han Solo, e niente, ovviamente qui c'è il prezzo in... Aiuto, mi confondo sempre tra dollari e sterline. Quindi io Han Solo è troppo bellino, lo adoro. Quindi come potete leggere l'ho pagato 9,99 sterline. Comunque come vedete ogni pop io lo tengo dentro il suo scatolo originale. Cioè io non mi sognerei mai di uscirlo da qua, perché mi piace proprio collezionarli così come li comprate, no? Vabbè sì, il collezionismo di solito è così. Cioè non vi fa uscire le cose neanche dalla scatola. Però ecco, non esagerate, perché poi diventa una mania, no? Comunque... E mi è mancata la voce per un attimo. Altri personaggi che ci sono, tipo c'è Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker, altri che non so pronunciare, c'è Leia, e Jawa, c'è il Clone Trooper, insomma, ci sono ovviamente tutti quanti. E niente, è troppo bellino, lo adoro. Comunque andiamo avanti, sono questo video dura un'eternità. La mia serie TV preferita, se mi seguite da un po' lo sapete, è Il Trono di Spade, Game of Thrones. E se lo sapete, io ho un'attrice preferita che è Daenerys, cioè l'attrice non si chiama Daenerys. Nel Trono di Spade la mia attrice preferita, che è Emilia Clarke, fa appunto Daenerys Targaryen, che è ovviamente il mio personaggio preferito del Trono di Spade. E ovviamente qua c'è il pop, e niente, ovviamente è adorabile, è fatta benissimo a mio parere, ha pure il draghino, io non lo so se lo vedete, ha pure il draghino sul braccio, niente, è adorabile, è veramente adorabile. E questa tra l'altro è la stessa versione di cui io ho fatto il cosplay. Quindi proprio è anche questo doppio, ha anche questo doppio valore per me. E sì, è il mio personaggio preferito, ma ho scelto proprio la versione che mi piace di più, no? Col vestiario e gli accessori che mi piacciono di più. Comunque, andando avanti, questo non vi so dire quanto l'ho pagato. No, non è vero, ve lo so dire, 13,90. E ovviamente ci sono altri personaggi come Tyrion, Ned Stark, Khal Drogo, c'è la montagna e c'è anche il White Walker. Ovviamente tutti i vari personaggi. Poi altro personaggio che ho, altro Funko Pop che ho, è di un videogioco che mi piace tantissimo. Non è il mio videogioco preferito, ma è nella top 3 dei miei videogiochi preferiti, che è appunto Mass Effect. E io ho Garrus. Garrus è in assoluto il personaggio dei videogiochi in generale che amo di più, lasciando stare che appunto non è al primo posto il videogioco in sé, ma come personaggio lui è il mio personaggio dei videogiochi preferito. Garrus, come potete vedere, non è un essere umano, è un alieno. Adoro la sua voce. Tornando a noi, niente, se non avete mai visto questo videogioco, andate semplicemente su YouTube e cercate Garrus Mass Effect. Dovete sentire la sua voce, mi dovete scrivere qua sotto secondo voi se è una bella voce o una brutta voce. Per me è la voce più bella di sempre, mi piace tantissimo. Comunque, bando alle ciance, non lo so questo quanto l'ho pagato, ma comunque Pop si aggirano sempre dai 10 ai 14 euro, 15 euro, forse alcuni anche di più perché sono tipo più grandi. Comunque, ovviamente ci sono altri personaggi, c'è Tali Zora, c'è Miranda, c'è Grunt credo, c'è il comandante Shepard, insomma io ho Garrus. Andiamo avanti, già questo video sta durando tantissimo. Altro pop, questo ha solo un valore non affettivo, mi ricorda un evento, ecco, mi ricorda un evento perché questo è stato il pop che ho vinto ad un evento cosplay. Io appunto, per chi di voi non lo sapesse, ogni tanto mi diletto, no? Mi piace portare i cosplay, mi piace vestirmi dei personaggi miei preferiti. In questi anni ho fatto, per tantissimi anni, Hinata Hyuga di Naruto, ho fatto Daenerys, ho fatto anche Judy Hopps di Zootropolis. Comunque mi piace tantissimo questo hobby, ecco. In generale, appunto, in una delle gare che ho vinto, si può dire gare?
sfilate cosplay, non lo so. Comunque, il premio appunto era un pop di Marty McFly, che è appunto quello di Ritorno al Futuro, che non linciatemi, io non ho visto. Cioè, il film vecchio l'ho sicuramente visto, ma ero troppo piccola per ricordarmelo, quindi non lo ricordo. Di conseguenza questo per me non è un personaggio, diciamo, che mi piace particolarmente, però mi ricorda che ho vinto quell'esibizione, no? Quindi assolutissimamente ci tengo molto. Andando avanti, uno dei miei videogiochi preferiti, questo è al secondo posto del mio podio, è The Witcher. Io ho giocato solo il primo, infatti mi riferisco al primo, che è uno dei miei giochi preferiti, perché lei in realtà, questo personaggio che si chiama Ciri, è di The Witcher 3, che io ho giocato, però non ho finito, cioè non sono arrivata neanche a metà per diversi motivi, ma ovviamente lo giocherò poi dopo essermi giocato il 2. Che italiano è? Dopo aver giocato al 2 giocherò di nuovo a The Witcher 3, ma comunque in generale questo personaggio Ciri la conosco già, e tipo è uno dei miei personaggi preferiti di The Witcher, quindi sicuramente volevo il pop e l'ho preso, è ovviamente fatta benissimo. Beh, che ve lo dico a fare, andiamo avanti perché sennò non ci spicciamo più. Ovviamente anche di questi ci sono altri personaggi, c'è Geralt, c'è Triss, c'è Yennefer, e andiamo avanti. Uno dei miei videogiochi preferiti, quante volte l'ho detto, basta, vabbè, ovviamente ho comprato i pop, quindi sono per forza cose che mi piacciono. Comunque, Assassin's Creed, chi è che non conosce Assassin's Creed? Anche se siete ragazze che non giocate ai videogiochi, però secondo me Assassin's Creed una volta nella vita l'avete sentito dire. Comunque, il mio secondo personaggio preferito di Assassin's Creed è Altair, e quindi ho preso il pop. Il mio preferito in assoluto è Ezio, e poi appunto si può trovare anche il pop di Edward, di Connor, del dottore. Comunque ovviamente stupendo e ovviamente fatto benissimo, ha pure la lama celata il tizio qua. Poi, questa non è una delle mie serie TV preferite, ma adoro questo personaggio, quindi ho deciso di prendere il pop. La serie TV è Breaking Bad, so che è la serie TV preferita di tantissimi, e niente, a me piace tantissimo questo personaggio, che è Saul Goodman. Infatti hanno fatto anche una serie TV a parte per Saul Goodman, talmente bello come personaggio, che è Better Call Saul, la serie TV, ve la consiglio tanto. Comunque, che ve lo dico a fare, Saul Goodman è fighissimo, ovviamente anche il pop è fighissimo, e la cosa bella è che si possono trovare un sacco di altri personaggi, c'è Walter White, Jesse Pinkman, Heisenberg, quindi pazzesco, bellissimo, c'è Gus Fring, poi chi c'è, Mike, insomma ovviamente ci sono tutti i personaggi di Breaking Bad, anche questo è veramente fatto bene, benissimo a mio parere. L'ultimo pop, mi diverrebbe da dire non per importanza, ma a pensarci bene è il mio preferito tra tutti quelli che ho. È ovviamente un film che mi piace molto ed è I Guardiani della Galassia. Tra l'altro questo è del volume 2 del secondo Guardiani della Galassia, ed è Rocket. Io ragazzi adoro Rocket, mi piace tantissimo. Anche Groot mi piace tanto, ma Rocket mi fa morire dal ridere, mi piace tantissimissimo. Comunque, questa qui è la versione appunto tipo che sotto ha la lava, dei propulsori, non lo so, sta tipo prendendo il volo, alle pistole, no ragazzi, questo qua è fatto veramente benissimo, è il mio preferito tra tutti quelli che ho. E quindi lo mettiamo qua. Quindi il video è già finito qui. Ne ho 8 in totale, ovviamente la collezione si amplierà, che cosa ve lo dico a fare. Ne ho pochi in realtà per la passione che ho, perché mi piacciono veramente tantissimo, non so se si può percepire, ma cerco di prenderli sempre a prezzi buoni, cerco di comprarli quando fanno il 2x1 o il 3x2, insomma cerco di accaparrarmeli ad un prezzo che io reputo vantaggioso, no? Quindi aspetto sempre, non li compro così a caso, ecco, aspetto sempre prima di acquistarli, perché voglio comprarli al minor prezzo possibile, dato che ne voglio comprare tanti, quindi cerchiamo un attimino un equilibrio. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, spero che, sì, in generale che vi sia piaciuto. Ditemi se anche voi siete appassionati di pop, collezionate Funko Pop, oppure semplicemente se conoscete uno dei videogiochi che ho nominato, uno dei film che ho nominato, una delle serie TV che ho nominato. E basta, io vi mando un bacio, grazie ancora per aver visto questo video, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!